In un clima di festa, in una sala gremita di cittadini e sostenitori, è stato presentato ufficialmente in comune a Pordenone il nuovo Pordenone 2024 FC, società che rinasce per dare nuovamente il nero verde alla città, ai tifosi e ai ragazzi della prima squadra del settore giovanile, attraverso un nuovo progetto sportivo, educativo e sociale. A presentare il club una cordata di sette imprenditori: Giampaolo Zanotel, che ricoprerà anche il ruolo di presidente, Andrea Dalmas, Edmondo Pasquetti, Nevio Pavan, Giuseppe Polazzo, Paolo Vernier e Franco Zanetti. La prima squadra militerà nel campionato regionale di promozione 2024-2025 sotto la guida di mister Fabio Ciccio Campaner, giocando le gare interne presso il Bottecchia, mentre gli allenamenti si terranno al Centro De Marchi, che presto tornerà ad essere la casa dei Ramarri. La società, che intende accogliere a braccia aperte chiunque vorrà essere protagonista, con contributi di idee e sostegno, si dedicherà anche alla crescita di un vivaio di un settore giovanile, dedicandosi alla formazione di ragazzi e ragazze, organizzando eventi per le scuole e centri estivi. Insomma, un nuovo progetto per un calcio che unisca, diverta e rialimenti la passione della città e del territorio per far vivere insieme nuove emozioni neroverdi, con la squadra maschile, quella femminile e le giovanili, crescendo un passo alla volta. Per me è un ritorno. 20 anni fa eravamo ripartiti da una situazione molto simile, ora si è ripresentata una situazione di questo tipo. Non mi sembrava giusto no, non provare a fare qualcosa. Ho trovato 6 persone come me appassionate allo stesso modo e tutto è diventato abbastanza semplice sostanzialmente. Quindi l'idea è partita. Qualcuno l'ha lanciata e immediatamente qualcun altro l'ha raccolta. Poi abbiamo trovato l'amministrazione che in qualche maniera ci ha seguiti nel progetto, lo ha condiviso e questo è stato anche un elemento di gratificazione e anche di stimolo per continuare. Ora siamo qui e il dado è tratto, come qualcuno disse, bisogna partire. Però insomma, grande voglia, entusiasmo e anche senso di responsabilità, perché sappiamo, insomma, in qualche maniera, che dopo un anno di zero come calcio, la città ha delle aspettative importanti. Faremo del nostro meglio. Poi in questi anni Pordenone ha avuto un ruolo di assoluto rilievo nel panorama del calcio, ma non solo regionale, anche nazionale. Qua bisogna in qualche maniera ringraziare anche Mauro Lovisa, che ha fatto un lavoro incredibile. Al di là di quello che poi sono andate le cose, però insomma, credo che sotto un profilo sportivo tutti quanti dobbiamo a lui sicuramente un grazie assoluto, perché ha fatto cose che nessuno aveva fatto, quindi va riconosciuto assolutamente.